Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto dei nuovi arrivi di carte Pokémon e beh, anche se abbiamo solo un pacchettino da aprire, all'interno ci sono abbastanza carte. Ho speso ho speso 100 euro tondi per questo pacchettino e alla fine di questo video, dovrete dirmi se secondo voi appunto ho fatto bene oppure no. Detto questo ragazzi, questo pacchetto, questo acquisto arriva direttamente dal mio gruppo Telegram che appunto se siete interessati a entrare nel gruppo principale o anche il gruppo dedicato proprio alla compravendita, il link è sempre qui sotto in descrizione e anche come primo commento. Quindi ragazzi, non perdetevi assolutamente il gruppo Telegram, se non ci siete ancora dentro, cosa state aspettando? Ma detto questo ragazzi, adesso andiamo subito a vedere cosa ho acquistato. Pacco sbustato e oltre alle carte c'è anche un bellissimo binder di Charizard, proprio Pokémon ufficiale tra l'altro, incluso nel mio acquisto. Quindi davvero fantastico, ottima protezione, sono contentissimo. Però adesso andiamo a vedere veramente cosa ho acquistato per capire se ho fatto bene oppure no. Allora, partiamo con una prima pagina che insomma tutti conosciamo abbastanza bene. Questo è il Charizard promozionale che si trova nel set allenatore fuori classe di Futuri Campioni, una carta che appena è uscita, era davvero esplosa di prezzo. Adesso, insomma, sigillata così, se non presentano altri apparenti problemi, cosa che tra l'altro questa non sembra proprio, sigillate così, penso che siano comunque ancora delle carte da 15 euro, ma ovviamente voi forse l'avrete già visto in sovrimpressione. Anche questo qui mi sembra tutto a posto. Tra l'altro vi faccio anche vedere le carte subito sotto, andando a ispezionarli. Questi ragazzi ce li ispezioniamo, poi molte altre carte, insomma, andremo avanti molto velocemente. No, tutto a posto, direi. E vediamoci l'ultimo e poi andiamo avanti. Charizard V, il quarto. Anche questo, benissimo, perfetto, super contento. E così partiamo molto bene, ragazzi. Vi ricordo che per tutto questo piccolo album ho speso, diciamo, solo 100 euro, quindi cerchiamo di tenere bene a mente se ho fatto bene oppure no. Poi abbiamo qualche V, queste dovrebbero essere tutte di Futuri Campioni, sì esatto, lo vedete qua dal simboletto. Abbiamo il nostro Lucario V, Cursola di Galar V, Venusaur V, che l'artwork non mi è mai piaciuta onestamente, sembra anche un po' strabico, o no? Comunque, poi abbiamo questo Graploct V, che oggettivamente non andrò a controllare perché, insomma, mi fido che siano mint. Comunque non sono carte da tutto questo valore, mi immagino proprio 1, massimo 2 euro. Continuiamo con le V di Futuri Campioni, tra l'altro, perché qua abbiamo un Dreadnought V, un Eldegoss V, rifatto tra l'altro in versione Shiny, appunto, come promozionale. Poi abbiamo questo Dreadnought VMAX che nonostante sia una VMAX è facilissimo trovarla. Magari questa proprio a occhio. E sotto già vediamo qualcosa di un po' più interessante. Questa ce la vediamo a occhio, ma sì. Molto scentrata, molto decentrata, perché scentrata suona male. Però sì, aveva proprio il venditore, aveva proprio ragione. Queste sono carte appena sbustate, messe nella busta e inserite nell'album. E qua abbiamo Hop, forse insomma la carta un attimino più costosa di queste 8 che abbiamo visto fino ad ora. Ma adesso invece ci spostiamo in una pagina molto più interessante, perché qui andiamo indietro nel tempo e qua qualcuno si è divertito a sbustare i set allenatori fuori classe di Hidden Fates che sono usciti ultimamente, perché questi sono 4 baby shiny originali di Destino Sfuggente o appunto Hidden Fates, siccome qua abbiamo la lingua
inglese. Vediamoci un attimo gli starter. Vediamoci un attimo gli starter e tra l'altro guardate là sotto cosa c'è, perché se sono centrati, queste sono ottime, ottime carte da avere ultimamente, specialmente perché la gente, beh, è ancora, è ancora abituata ai baby di Destino Splendente, quelli, insomma, quelli nuovi, e questi shiny invece sembrano quasi più dei, quasi carte vintage ormai, perché, non lo so, hanno le diverse stelline da quelle che ormai siamo più abituati a vedere con Destino Splendente. Comunque, sì, direi che non ha proprio senso andare a ispezionarci tutte queste carte, ragazzi. Queste sono carte completamente mint, o perlomeno, insomma, booster fresh, come si suol dire. Vediamoci questo Scyther. Bellissimo, bellissimo. E poi, dai, il back di Rowlet, che penso che sia il migliore dei quattro finora, ce lo andiamo a vedere. Tra l'altro io ho un Charmander proprio di Hidden Fates ancora perso da PSA, chissà quando rientrerà. Davvero ottimo, forse però non capisco se sia decentrato oppure no, forse qua sopra un po' più ciccione la carta, più cicciona, però insomma, dai, non male. Quindi, Rowlet via e ci spostiamo su un'altra pagina di Hidden Fates. E qua ne abbiamo di cose da vedere. Qua abbiamo un Lycanroc ultra shiny. Eh sì, qualcuno qua ha aperto davvero tanto Hidden Fates. Lycanroc ultra shiny, ovviamente questo è in inglese, condizioni davvero perfette, mi piace molto. E qui abbiamo anche la full art di del trio degli uccelli leggendari, che quindi, che è appunto in versione full art. Io preferisco ovviamente la versione normale di questa carta, perché è davvero un'opera d'arte. Però ragazzi, dai, ha il suo perché anche questa qui, onestamente. Ha il suo perché. Riponiamo. Poi abbiamo Jesse e James che si trovavano ovunque, e all'inizio davvero questa carta era una carta da 2 euro. E beh, adesso non ho ricontrollato i prezzi, ma credo che un peletto sia salita, onestamente. Perché oggettivamente, ragazzi, guardiamo quest'artwork con Meo qua dietro e Wobbuffet qui. Ragazzi, questa è un artwork per niente male, per niente male. Ma e poi abbiamo anche questo Frogadier Baby Shiny. Ma adesso ci spostiamo su un'altra interessantissima pagina, perché abbiamo, vabbè, Onyx GX, sempre di Hidden Fates. Ovviamente avranno sbustato anche le GX normali. Poi abbiamo questo Swablu, molto molto bello. Ne ho venduto uno poco fa, penso a 8 euro se non vado errato. Poi abbiamo questo OOGX e attenzione perché abbiamo anche una doppia là dietro, ma ce l'andremo a vedere. Ecco, OOGX invece, carta molto molto bellina in versione ultra shiny e condizioni molto buone. Forse un attimino decentrata anche questa qui, perché qua sopra è sicuramente più cicciotto di qua sotto. Bene, bene lo stesso. Infiliamo questa e invece andiamoci a guardare queste, vediamo se riesco a inserire senza problemi, andiamoci a vedere invece questa carta promozionale, che è una delle carte moderne che mi piacciono più di tutte. Questa carta è oggettivamente adesso è sempre disponibile su eBay in ogni singolo momento, e quindi il suo prezzo, ovviamente a causa delle ristampe, è sceso abbastanza. Però ragazzi, non fatevi intimidire da questi prezzi che scendono, perché secondo me questa carta, se dovesse scendere sotto i 20 euro, ragazzi, io me le compro tutte, perché è troppo, troppo, troppo particolare per valere poco, insomma. Questa
prima della prima dell'ultimissima ristampa, era una carta che ormai aveva iniziato a toccare i 40 euro, se non addirittura di più, in versione appunto sigillata, e beh, io credo che quello sia il suo giusto prezzo. Ma comunque adesso attualmente è una carta che si è assestata sui 20-25 euro. Poi ci spostiamo sempre, questo è un altro Futuri Campioni, questo è un Alcremi V, poi abbiamo un Morpeko promozionale. Questa non mi viene in mente da dove saltasse fuori. Forse sono quelle della collezione di Mary di Futuri Campioni, sia questo Morpeko che Grimmsnarl, vero? Non so. E poi abbiamo la seconda promozionale, questo sfortunatamente è la plastichina piegata, ma insomma non è un grosso problema, l'importante è che la carta non si sia rovinata. No, direi di no. Quindi sono molto 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 contento. E poi abbiamo anche delle promozionali, beh, molto molto ambite. Ovviamente non sto parlando del Vikavolt V, non sto parlando del Gardevoir V, bensì sto parlando di questo Venusaur e Blastoise V-Max. Sono carte che oggettivamente non sono poi così semplici, se ci pensate non sono poi così semplici da trovare. Tutte le collezioni che le contenevano sono arrivate, sì, sono state, insomma, sono uscite, sono state comprate, però ce ne sono arrivate davvero poche secondo me, quindi sono carte che, uno, è ancora molto difficile dare un prezzo e due, ragazzi, sono comunque due starter di prima generazione e io in queste carte, beh, direi che ci credo un pochettino. Sfortunatamente Blastoise, l'artwork di Blastoise, per quanto sia il mio Pokémon preferito, non è delle migliori. Venusaur invece, secondo me, in versione appunto Gigamax, è molto valorizzato. Mi piace, ma comunque, insomma, mi piacciono entrambe. E siamo quasi arrivati alla fine, credo, perché ormai vedo poche carte di poche pagine, insomma, che restano da guardare. E abbiamo un Lucario V doppio, Venusaur V doppio, un Eternatus V-Max di Fiamme Oscure, carta che poi ovviamente è stata ristampata anche in Destino Splendente in versione Black Gold, carta comunque molto molto bellina e tra l'altro molto giocabile da quello che so. E poi vediamo se questa è l'ultima pagina, eh sì, questa è l'ultima pagina. Qui abbiamo un suggerimento di Sabrina di Tag Team, quindi in gioco di squadra in italiano, carta molto molto bellina, ovviamente è un'allenatrice full art e beh, ci piacciono. Torniamo invece su Destino Sfuggente invece, o Hidden Fates, Starmie GX, Shackle GX, che credo sia Lost Thunder, tuoni perduti forse, e poi abbiamo questa Samina un bel po' decentrata, tutta spostata per di qua, e questa è in versione appunto Prisma. Detto questo, ragazzi, abbiamo anche un Latias qua dietro. Sorpresona del Latias Reverse di... questo invece è... Sintonia Mentale. Ragazzi, allora, queste sono un po' le carte che... Le riguardiamo molto velocemente. Queste sono le carte che sono riuscito ad acquistare a 100 euro, compreso la spedizione, appunto. E, beh, ragazzi, io sono contentissimo di questo acquisto, però fatemi ovviamente sapere anche voi la vostra, insomma, ci tengo sempre a confrontarmi con tutti voi per capire più o meno se secondo voi ho fatto la scelta giusta, se le carte che ho acquistato sono carte che vorreste avere anche voi, come per esempio appunto, ragazzi, io di queste promo sigillate non riuscirò mai a farne a meno e le acquisto se riesco a trovarle a un buon prezzo. Queste due promozionali che mi piacciono assai,
e poi in generale qualsiasi altro pensiero che vi sia venuto in mente, scrivetelo nei commenti, io rispondo o perlomeno cerco sempre di rispondere a tutti. Detto questo ragazzi, se siete rimasti con me fino alla fine di questo video vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Make a Wish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!